E pronti a tutto per il prossimo video con i canestrelli. Una bellissima e stupenda Kinder Paradiso. Bella ragazzi, e bentornati in questo nuovissimo video. Ora si va avanti, salta e va al draft NBA. No, non si fa. No. Allora ragazzi, tre cose velocissime. La prima è: iscrivetevi ragazzi, lasciate un bel like e continuiamo così, perché stiamo per arrivare ai 70k e sarebbe un traguardo veramente bello, ragazzi, davvero. E altra cosa molto importante, ho visto i commenti sul minutaggio, ma per ora ci sono molte pause nella carriera con molti video e non voglio mettere su 30 minuti di video, su 20 minuti, 12 di dialoghi. Preferisco dividerli in modo che voi fate delle pause tra un video e l'altro, è molto più easy, e ci mettiamo anche un po' di hype tra un video e l'altro. Poi col passare del tempo aumenterà sia la difficoltà del gioco, perché entreremo in NBA e io metterò Hall of Fame, ma anche il minutaggio, perché comunque poi inizierò a fare le partite realistiche con 12 minuti a quarto, realistiche tra virgolette, nel senso di minutaggio. E quindi a questo punto qui io direi che sì, la difficoltà aumenterà perché l'aumento io. Ora non si può, nelle opzioni non c'è la difficoltà. Mentre quando andremo nell'NBA giocherò sin da subito, come faccio tutti gli anni, ad Hall of Fame. Quindi anche la carriera dell'anno scorso è stata giocata tutta ad Hall of Fame e anche quest'anno farò lo stesso. Partiamo ragazzi, vi ringrazio davvero tantissimo per tutto il supporto che state dando, vi chiedo un pochino di pazienza ancora perché i video sono così un po' cortini, proprio perché ci sono molti dialoghi, c'è la storia e ce la godiamo piano piano. Calma, che vi do un botto di video, siamo un attimo fermi con le altre serie, però vedrete che piano piano riesco ad inserire anche le altre serie, anche perché dobbiamo finire FIFA entro l'uscita del prossimo UFC e Madden, quindi... Ah! Si parte così. Texas Tech, Florida Gators. Andiamo a fare la nostra partita. Il nostro nuovo Derrick Rose, eccolo qua. Il nostro giocoliere spavaldo. Opla. Oh. Nope. Cosa? Ho schiacciato start perché qui sono stato troppo io voglioso di fare canestro, ma mi hanno stoppato. Non dovevano farlo. Guarda che assist. Vai Neely. Bravo lì. Dai. Bella difesa qui da parte mia. Proviamo a ripartire. La palla è per Thompson, che è sicuramente un buon tiratore. Ed eccolo qua. Ed eccolo qua. Bravo Red. Però non sto facendo canestro io. Mamma mia, quasi stoppata. Andiamocela a giocare ora. Vado. Oh, vai! Bello! 6-4. Recuperello per ora. Bella Junior! Altra tripla! Incredibile, signori! Buone marcature però per ora da parte dei Gators. Ma non è possibile, ero davanti. Ti sta bene. Attenzione a Junior. Attenzione, il cambio di mano devastante. Oh, tiè. 7-2. Dai, ragazzi. Un po' lento per ora ancora nel cambio di mano il nostro Junior. Vai. Dai che c'è il mismatch. Bravo. Bravo, lo sapevo. È molto più basso di te. Bravo, Barry. Vedete anche giocare d'astuzia. Cambio di marcatura, Barry più grosso. E vabbè, e quando mai? Però dobbiamo provare. Distrutto completamente. Vado. È bella lì, mamma mia. Crossover devastante. Bello il passaggio. Bravo. E dai, mamma mia, qua bellissimo il passaggio, completamente libero. Poi, ok, il difensore è arrivato, ma è riuscito a tirare in tempo.
Ma anche no, raga. Buona la difesa, però qui mano in faccia da parte di Miracle Man. Qua non entra nessuno ed è incredibile sta cosa. Schiacciata a terra per Barry. Ma che azione abbiamo fatto tutti qua? Oh, perfetto, in movimento. Con una tranquillità egregia. Nostra. Ma... ecco, questo è il classico esempio. Non fate falli a caso perché vi abbassa di brutto il voto. E... eh? Dai, vai, bello! Non puoi prenderla! Oh! Vieni! Vieni a prendere questo! Attenzione! Vediamo un po' Thompson che prova a smarcarsi. Gli diamo una palla d'oro. E splash, signori! E splash! Red Thompson! Bam. Attenzione, ancora Miracle Man. Non entra nessuno, entra Thompson. Perfetto. Boom. Ma che schiacciate stanno venendo fuori. Che aggressività. Oh, mi smarco dall'altra parte. Ci provo. Green release. Uno, due, portate un po' di palleggi così per fregare un po' il difensore. Cercare magari anche di farci raddoppiare. La palla adesso è per Livingston che prova. Wow! Così si gioca, belli. Di squadra. Di squadra. Bravo Livingston perché lì era molto curato. Attiviamo l'impeto, ragazzi. Arriva questo qualcheduno. Che Barry, in teoria. Oh! Con una semplicità egregia. Junior. Per il 49-37, se non ho letto male. Una partita non facile, ragazzi. Non so cosa sia successo, ma sento un netto cambiamento in qualcosa. Andiamo, vado ancora io con un'accelerazione e irrequieta. Bravo! Vado, stavo dicendo, non può farla schiacciata da lì. E infatti Palmer poi ci recupera. Probabilmente c'è stato un mezzo contatto e niente schiacciata, peccato. 21 punti, 7 assist, un rimbalzo, una B. Per qualche palla persa di troppo. Però è qualche fallo più che altro. Abbiamo fatto un paio di falli che ci hanno abbassato di brutto il voto. 51-39. Per me va benone. Mamma mia. Quando fa questo taglio. 23-7 per ora. Con una calma egregia. Da leader. Altro rimbalzino da parte mia. Quindi un buon supporto anche in quella zona. Bravo Thompson. Mamma mia, Thompson con... raga, aveva... dai. Aveva l'impeto devastante dal tiratore da fermo. Poi cosa fai? No, coach. Ogni volta che c'è... ogni volta che siamo a un assist dalla doppia doppia mi fa uscire. Oh, bravi, perché veramente... non mi hanno reso la vita facile. A meno 23, 2-9. Abbiamo sbloccato un altro cartellino in conclusione. Un altro cartellino in regia. Dai. E qui vediamo un po'. I Bucks, Miami, Utah, buon primo turno. Spurs, Thunder, Portland, Washington. Poi buon primo turno. No, devi dire mi manchi anche tu. Poi mi manchi, che vuol dire? Anche tu. Cioè, piuttosto fai una cosa del genere. Jun, ci chiami tu tuo zio. Appunto. Basta, Red, dare le quaste. Ragazzi, si gioca contro Oklahoma. Attenzione,
Non sottovalutiamo mai gli avversari. Siamo anche in casa loro. Ottima difesa da parte di tutti. Però loro hanno il centro che è alto 7 metri. Ma che è? Attenzione, Thompson. Prova ad entrare. Chiedo palla. Pump fake. Pump fake. È alla terza tiro. Ma quanto cacchio è veloce sto Barrett. Oh. Forzatissima. Dai che ripartiamo con calma, ragazzi. Vai, bello sto assist. È bellissimo. Girl. Giocavi, facevi qua il back prima? Si sa mai. Difesina qua da parte nostra. Proviamo a ripartire. Veniamo con... Che cazzo? Cosa mi significa? Vai, Nixon. Bella, zio. Cosa mi significava quella difesa? Cioè... Non passiamo più. Mamma mia, cosa stiamo entrando aggressivi. 14 pari. Partita tosta per ora. I Sooners stanno cercando di portarsela a casa. Ok, che partita, ragazzi. 14 pari. È veramente devastante per ora. Vado dentro io. Ma che... Vado io a prendere il rimbalzo offensivo. Ma non la piazzo. Peccato. Attenzione Thompson da fuori. Vai bello. Thompson ha sempre la mano calda. Sempre prontissimo. Ma che cos'ha? Ma che cos'ha? Mamma mia la defense anche qua. E non posso fare la difesa io sul centrone, però. Oh. Che passaggino era? Ti aspettavi la schiacciata, invece no. Assist. L'ha persa, ha fatto il figo. Scusate, mi ha fatto il figo col controllo iniziale e poi la perde. Wow. Sempre pronti, eh. Mamma mia. Va dai. Ma che cosa stiamo facendo in palleggio, ragazzi? Ma che partita è? Ma ball handling devastante. Attenzione. Ancora Miracle qua. Bello, doppio palleggio e poi l'assist. Doppio movimento. Crossover e assist. Altro assist importante, ragazzi. Stiamo giocando per la squadra. Dovremmo fare molti punti. Ma in realtà giochiamo noi. Giochiamo normale. Playmaker, via. Far girare la palla nei momenti giusti al compagno di squadra giusto è sempre molto importante. Ed ecco qua la doppia doppia, ragazzi. Doppia doppia. Attenzione. Oh, un paio di palleggi. La palla fuori per Mills. Mills piazza questa tripla ed eccolo qui, ragazzi. Mamma mia che partita di squadra. Attenzione ancora Miracle Man, prova ad allargarmi per dare spazio ai compagni di squadra. C'è voglia, c'è grinta e c'è persino una piccola possibilità di arrivare alla A+. Un paio di finte, la palla per Mills. Oh, mamma mia. E che? Ma che? Ho messo l'impeto. Questi chiedono il time out e ora il coach mi fa uscire. Sicuro. Ma ogni volta che schiaccio l'impeto. Ma no, no. 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 14-13, ragazzi. A più. A più. Ma no. Ma no. Ragazzi, siamo quasi vicini al primo cartellino difensivo, eh. Che non è mai male. Vediamo un po' cosa succede. Ok, le uniche sono Nets, Houston, Golden State e Boston. Dovrebbero essere le uniche che rimangono. Junior, got a minute?
Yeah, yeah, let's do it. I mean, it's not like you really have a choice. Junior, congrats. The team's had a nice stretch of games. How do you feel? For sure. It feels good to win. We've all committed to putting in the extra work and allow us to play free and confident as a group. Now, that said, your numbers have diminished personally. Is there frustration there? And if so, how do you overcome it? All I care about is winning. My personal numbers will always take a backseat to that. There's a school of thought in this game that your best player has to be your best player every night in order to be a great team. Is this a great team, and are you its best player? All I can say is that it's a work in progress. Okay, well, that said, if you want to be the top player in the country, which I assume you do, isn't consistency key? It is, and I'll get there. But like I said, we got the win, and that's all that matters, Alex. Bravo. Well, congrats. Thanks for your time, Junior. Likewise. You are really enjoying this, aren't you? I'm a professional, Junior. When you start playing at your potential, I'll report that just as clearly. I promise. Cioè, cosa vuoi dire? Che adesso lo sto giocando al massimo del mio potenziale? Bella! No, magari no. Questo è vero. Questo è vero. Però stiamo facendo delle ottime partite. E sono due quarti da 10 minuti, se non sbaglio. Quindi, cioè, non è malvagio, ecco, Ma cosa spii, Red? Ma perché quello spia sempre? E poi va a dire le cose alla gente. Getting ghosted. Yo, I'm not getting ghosted. She's on the road. And you on the road too. Alright, how many days since she texted you last? Exactly. Delete her number and free your mind. We got a big game coming up, and you don't need this eating you up. I'm gonna be fine by game time. Non mi sta cagando. See? It ain't her. Nope, it ain't. No, fuori. E basta con queste sfide, queste scommessine. Cosa vuole ancora? Comunque, effettivamente, non è che si sono sentiti molto dopo quell'appuntamento. Non ho visto altro. 14esimo. Oh, ci diamo una sveglia o no? Vediamo se Red Thompson è entrato. No, c'è sempre Cobb. Raga, ma perché Thompson non c'è? Dai, Red. Vabbè. Ragazzi, mi dispiace, ma Red non c'è. E sì, con la ragazza non sta andando benissimo, perché effettivamente non è che abbiamo visto altre cazzine o cose del genere. Non ci sono stati altri appuntamenti, effettivamente non si stanno sentendo più. Lei non gli ha risposto subito qui, quindi vuol dire che magari aveva il cellulare nel borsone, chissà che cavolo è. Però lui è molto più attivo. Non lo so come andrà a finire questa storia. Sicuramente si molleranno, perché poi uno deve andare a giocare nell'NBA, cose sempre così va a finire. Però ragazzi, io vi saluto, spero vi sia piaciuto questo video, perché abbiamo fatto veramente di tutto, abbiamo trovato degli avversari un po' più tosti del solito, ma siamo riusciti comunque a portarcela a casa nel finale abbastanza bene, anche con un bel po' di assist, devo ammettere. Stiamo entrando nella situazione play. È quello che dicevo nello scorso episodio, è molto 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 vicino al primo Derrick Rose. E io, essendo tifoso di Derek, questa cosa mi piace tantissimo e non vedo l'ora di vedere l'evoluzione di questo personaggio. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa build, di questo giocatore più che altro. Lasciamo perdere le build, perché poi, anche se sbagli un pochino in una build, se poi sai giocare, te la cavi sempre. Quindi diciamo che concentriamoci sul giocatore. Vi sta piacendo questo stile molto più al primo Derrick Rose, molto più ad attaccare il ferro, molto più alla schiacciata, ma quando c'è magari da piazzare qualche tiro non manca mai a provarci? Fatemi sapere nei commenti, lasciate un bel like, io vi ringrazio ancora di tutto, un abbraccio e un bacione. Bella!